La critica, la polemica nei confronti di un atlantismo sfrenato di dominazione non è di oggi, è di sempre. Oggi è assopita questa cosa, anzi, ci appare come un bengodi, una meraviglia. Ma già all'epoca era criticata. Era criticata da tutti. E la sinistra aveva i suoi idoli, gente che difendeva la classe operaia, i più deboli, le persone in difficoltà. E lo faceva tramite quelle persone che sono rimaste poi nella storia, che, ai quali viene riconosciuta grande forza artistica, morale, eccetera. Uno di questi si chiamava Giorgio Gaber, che tutti abbiamo amato, che io ricordo bene, e che a me piaceva tantissimo, lui e tanti altri, poi li vedremo piano piano tutti. E io voglio proporre, proprio prima del commento di Diego, un pezzo degli anni 70 di Walter Chiari, dove ci parla proprio degli americani. Vogliamo vederlo insieme? Prego, vediamolo insieme. A noi ci hanno insegnato tutto gli americani. Se non c'erano gli americani, a quest'ora noi eravamo europei. Vecchi, pesanti, sempre pensierosi, con gli abiti grigi e i taxi ancora neri. Non c'è popolo che sia pieno di spunti nuovi come gli americani. E generosi, e buoni, e giusti. Non c'è popolo più giusto degli americani. Anche se sono costretti a fare una guerra per cause di forza maggiore, si intende? Non lo fanno mica perché gli conviene a loro. No. È perché ci sono ancora dei posti dove non c'è né giustizia né libertà. E loro... E loro, eccola lì, boom, te la portano. Sono portatori gli americani, sono portatori sani di democrazia. No, nel senso che a loro la democrazia non gli fa male, però te l'attaccano. Beh, a parte la guerra sulla quale hanno dissertato tutti, dalla CNN a Emilio Fede, voglio dire, a parte la guerra, quello che mi ha sempre colpito degli americani è questo loro bisogno, questo loro desiderio di divulgare il loro modo di vivere, la loro cultura, no, non la cultura, no. Le innovazioni, i fatti del costume, sono portatori sani di cose nuove, sempre che loro non gli fanno male. Dopo la seconda guerra mondiale sono arrivati qui. E hanno portato jeep, scatolette, jeans, cultura, movimenti finocolati, allegria, no. Progresso, cultura, non la cultura, no. la Coca-Cola, il benessere, la tecnologia, lo sviluppo. E di colpo l'Europa, la vecchia Europa, con le sue lucine colorate, i suoi fiumi, le sue tradizioni, i violini, i valzi. E poi luci, e neon, e vita, e colori, e ponti, autostrade, grattacieli, aerei. Chewing gum. Non c'è popolo più stupido di noi. Strangers in the night. La cultura non li ha mai intaccati. Ma volutamente, sì, perché hanno ragione di diffidare della nostra cultura vecchia, elaborata, contorta. Ma certo, più semplicità, più inimmediatezza. Loro creano così, come andare al cesso. C'è popolo più semplice degli americani. Per loro il mondo si divide in buoni e cattivi. Certo. Ah, su questo hanno le idee chiarissime. Ma non per teoria, per esperienza. I buoni sono loro. Perché sono loro? E chi viene il bello? Perché sono uomini liberi. A me l'America non mi fa niente bene. Troppa libertà. Non c'è niente che appiattisca l'individuo come quella libertà lì. Nemmeno una malattia ti mangia così bene al di dentro. Come sono geniali gli americani. Te la mettono lì. La libertà è alla portata di tutti, come la chitarra. Ognuno suona come vuole e tutti suonano come vuole la libertà. Mannaggia, ce ne fossero di artisti così, Diego, ce ne fossero oggi di artisti così, di leader
di esempi della nostra politica, ce ne fossero. Un genio. Giorgio Gaber, un genio, che è sempre un grande piacere riascoltare, anche perché come tutti i classici non ha mai finito di dire quel che ha da dire, perché certo. Quella fotografia divertente, sferzante, impietosa degli Stati Uniti continua a dirci molto, no? Soprattutto i buoni contro i cattivi, no? È una semplificazione manichea, ma è ancora operativa, la vediamo quotidianamente operativa nel nostro presente. I buoni sono loro che si sono autonominati o sono stati nominati da Dio, come disse Bush, portatori della libertà e della democrazia, e chiunque non si pieghi al loro progetto è per definizione un terrorista, un malvagio che deve essere rieducato in ogni modo. Bello anche il passaggio sulla libertà omologante, no? Tutti possono fare ciò che vogliono, ma devono volere ciò che vuole la libertà, cioè di fatto il modello omologante americano, no? Che sta in effetti producendo fughe verso l'omologazione che nemmeno nei regimi totalitari novecenteschi si erano prodotte in forme così mastodontiche, almeno al tempo c'erano i dissidenti che lottavano contro i regimi. Qui invece si assiste a un'omologazione planetaria sotto il segno della libertà del mercato e della omologazione consumistica, e Giorgio Gaber in quelle parole che al tempo erano condivise da molti, da una generazione, oggi appaiono quasi una nota fuori dal coro, quasi appaiono non condivise dai più, e in effetti è così, i più si sono davvero convinti che ci sia la parte buona, stelle e strisce, poi the rest of the world, i cattivi, cioè i non americani, da Putin alla Siria, dalla Cina al Brasile, tutti non allineati con Washington sono cattivi per definizione, e proprio come diceva Gaber, questa visione manichea, semplicistica, banalizzante, che continua a operare nell'immaginario, complici le strategie narrative dell'industria dello spettacolo e della civiltà dei consumi omologati, e quindi dobbiamo liberare il nostro immaginario da questa cultura. Preciso che la critica non è contro la cultura americana, Gaber esagerava un poco dicendo che non hanno cultura, c'è una grande cultura americana, penso a Steinbeck, penso a Chomsky per arrivare ai giorni nostri, una grande cultura americana. Questo però mi permetto Diego di interrompere, questo però è avvenuto dopo, cioè te sei molto più giovane e quindi Chomsky oggi lo recepisci perché passa. Ma se ci immergiamo negli anni 60-70, non c'era tutta questa grande diffusione dei pensieri dei filosofi americani e dei grandi pensatori americani, venivano soffocati fin dall'epoca. Oggi, certo. Ovviamente per motivi di proliferazione dei sistemi di diffusione, è chiaro che i pensieri di questi grandi pensatori, anche statunitensi, che però per la maggior parte non sono statunitensi e sono persone emigrate all'epoca, e quindi, no, guarda, basta vedere i cognomi, no? Sono emigrate comunque dall'Europa. Cioè, lì, voglio dire, quando Michelangelo scolpiva la Pietà, lì c'erano i nativi americani. Cioè, voglio dire, c'erano i Pelle Rossa in America, la cultura... No, hai fatto bene a citare i Pelle Rossa, caro Fabio, perché c'è sempre un vulnus nella narrazione occidentale, perché la narrazione occidentale presenta il nazismo, il fascismo, il comunismo come deliri orripilanti, e ovviamente lo sono stati nella loro forma che abbiamo conosciuto e che non esitiamo a condannare nemmeno un istante. Però dimentica la narrazione occidentale che l'incipit di questi orrori è proprio nella civiltà liberale, perché la civiltà cosiddetta liberale per prima ha prodotto gli stermini dei Pelle Rossa, ha prodotto le workhouses in cui rinchiudevano i lavoratori in veri e propri campi di concentramento. Quindi giusto condannare gli orrori del passato, rossi e neri, ma senza dimenticare che quanto a orrori anche la civiltà
liberale, atlantista, non è certo esente da macchie anche macroscopiche, e quindi dobbiamo essere giusti quando rammemoriamo il passato, non dimenticando gli orrori prodotti dalla civiltà americana. Per chi avesse interesse tra i nostri ascoltatori e spettatori, segnalo il bellissimo libro di Domenico Losurdo, Controstoria del liberalismo, che ripercorre un poco questa vicenda dimenticata degli orrori della civiltà liberale, quella che oggi con una certa sicumera indica se stessa come regno del Certo. bene ed è legittima come regno del male e tutto il resto.